Noi lavoriamo per il Gaslini ogni anno, crediamo fortemente in questo legame che abbiamo creato con questo ospedale. Non dobbiamo dimenticare che questo ospedale è una realtà ligure importantissima, che è una nostra vera e propria gloria, che deve essere sostenuta in ogni modo. In un momento in cui i fondi statali latitano, le comunità si devono muovere per sostenere quello che è un proprio patrimonio anche in senso sanitario. È importante insegnare presto ai ragazzi e ai bambini che ci sono persone meno fortunate di loro che hanno bisogno del loro aiuto. Loro giocano a pallone e ci sono bambini che non ce la fanno e non riescono, oppure che potrebbero tornare a giocare a pallone grazie anche in piccola parte al loro aiuto. Io ogni anno porto i ragazzi della primavera, non soltanto i ragazzi della prima squadra, a visitare il Gaslini, perché voglio che imparino tutti cosa vuol dire essere meno fortunati di loro. Un'amicizia grande e consolidata nel tempo, un'amicizia che ci consente di fare dei progetti nuovi, di dare un supporto ai bambini e alle loro famiglie che ne hanno bisogno e che vivono dei momenti molto difficili, ed è un'amicizia che ci consente anche di avere forza perché costantemente negli anni c'è un'attenzione anche proprio personale di ragazzi giovani che non hanno grossi problemi, ma capiscono e sono educati, ed è una bellissima cosa che la presidenza e la dirigenza della squadra proprio dia loro questo messaggio di conoscenza delle sofferenze che ci sono nel mondo. E quindi questo dà forza a noi che dirigiamo l'istituto, al personale, ai bambini stessi, in particolare a loro che sono sempre molto orgogliosi di potersi fare fotografare con degli sportivi che per loro sono comunque degli idoli e dei miti. Quindi questo è una cosa molto bella, e soprattutto è molto bello che ci sia una continuità, che non sia una cosa sporadica che non dà un senso di affetto continuativo. Abbiamo voluto unire le eccellenze dello sport, le eccellenze appunto della musica, con le eccellenze della sanità. E avremo Tony Coleman e Henry Campaneto. Tony Coleman è praticamente l'uomo band di B.B. King, è stato il batterista per 20 anni, ha lavorato con tutti i più grandi artisti internazionali, Earth, Wind and Fire e Etta James, e insieme a Henry Campaneto, che è da anni considerato il miglior pianista blues europeo con la loro band. Per cui assolutamente avremo l'opportunità di avere al Teatro Cantero a Chiavari degli artisti che difficilmente si possono vedere, non dico in Liguria, ma addirittura in Italia.